Compito essenziale dell'uomo è glorificare Dio prestando la voce anche agli esseri inanimati. Le piante, i boschi, il mare, l'acqua, i pesci, glorificano Dio senza saperlo, però il loro comportamento è un inno di gloria a Dio. Ora, se gli esseri inanimati sentono questa necessità di glorificare Dio, a maggior ragione deve essere opera nostra di dare gloria al nostro Creatore. Moltiplici sono le espressioni delle virtù della religione l'adorazione, adorare, eh, non è che si può adorare come facevano gli antichi un albero, il bue api, eccetera, l'adorazione è al Dio creatore, salvatore, patrono di tutto ciò che esiste e amore infinito e misericordioso. L'adorazione di Dio, unico, libera l'uomo dalla superbia, dalla schiavitù del peccato e dalla idolatria dell'uomo. Oltre l'adorazione vi è il sacrificio. Quando noi parliamo di sacrificio pensiamo subito alle sofferenze. Anche le sofferenze offerte a Dio sono un atto di riconoscenza verso Dio creatore. Però col sacrificio la nostra mente deve andare subito a un sacrificio per eccellenza, cioè il sacrificio della Santa Messa, dove è il Figlio di Dio che ancora oggi si offre in sacrificio a Dio Padre per la salvezza di tutti gli uomini. Abbiamo le promesse, i voti. Ecco per necessità particolari la, la devozione dei fedeli, sento la necessità di promettere di fare un voto, di, 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 di fare delle promesse. È chiaro che non si può essere dei, dei bambini che prima si promette e poi non si mantengono le, le, le promesse fatte. Il voto vuole essere eseguito, tutta più. Quello che si può fare è ricorrere al sacerdote, al confessore, perché magari un momento di tensione uno ha fatto un voto che poi in effetti non può sostenere e quindi si va dal sacerdote e viene, questo voto viene commutato in un'altra offerta. La pietà dello Spirito Santo, gli effetti che il dono della pietà produce nell'anima sono molti e meravigliosi. Per esempio la tenerezza filiale. La nostra anima si sente veramente figlio di Dio. San Paolo dice, voi non avete ricevuto uno spirito da schiavi. Per ricadere nella paura, ma avete ricevuto uno spirito da figli adottivi per mezzo del quale gridiamo: Abba, Padre. Noi, figli di Dio, figli in pieno, adottivi, ma in pieno, siamo figli di Dio. E abbiamo quindi dinanzi al mistero di questa generazione l'anima sente. La necessità di annientarsi, di tacere e amare, la gioia di aver ricevuto la figliolanza di Dio. Attenzione al prossimo. L'anima ripiena del dono e della pietà ama tutti gli uomini e verso di essi compie le opere di misericordia, il sacrificio del servizio ai fratelli. Le compie con gioia come a dei familiari di Dio. Nei fioretti francescani abbiamo un esempio che ci lascia un po', ci fa sorridere e ci lascia anche perplessi: la storia di Fra Ginepro, che taglia un piede al porco per far per dare da mangiare a un poveretto. Quando gli fanno notare questo, questo gesto insano, Fra Ginepro nella sua semplicità dice ma Dio ha creato il porco perché anche il povero possa mangiare e saziarsi. È, è, è un, un episodio un pochettino curioso, però dice la nostra responsabilità del rapporto con Dio che non deve chiudere gli occhi alla necessità dei nostri fratelli.